Il detto non c'è due senza tre vale anche per l'Acea Rugby Perugia. Dopo due KO con Capitolino e Civitavecchia, i ragazzi di coach Poerari, all'esordio tra le mura di casa nella giornata di domenica 23 ottobre, vanno incontro alla terza sconfitta contro la formazione romana del Primavera Rugby. Tante disattenzioni ed errori per i biancorossi che cadono con il risultato di 12 a 33. I perugini peccano anche caratterialmente, non sono infatti mancati cartellini da parte del direttore di gara per condotte non regolari. La prima frazione di gioco si apre con un monologo del Primavera che si porta avanti sullo 0-13 grazie a due piazzate e una meta di Condemi trasformata da Marocchi. Perugia ha un sussulto e si riporta sotto con le mete di Bernardini e Battistacci. Il primo tempo termina 12-13 con l'Acea ancora pienamente in gara. La ripresa è tutta d'appannaggio degli ospiti, complice anche un atteggiamento troppo arrendevole degli uomini di casa. I romani allungano con una meta di Martelletti e un calcio piazzato. Lecito quindi attendersi la reazione di Perugia, che però non arriva. Primavera chiude i conti con altre due mete ad opera ancora di Martelletti e Campanelli. Finisce qui 12-33 per Primavera Rugby. Ora l'Acea tornerà in campo in trasferta ad Avezzano il 30 ottobre. Inutile dire che servirà a riportare a casa punti preziosi per cominciare finalmente a muovere la classifica. Queste le impressioni a fine gara di Giorgio Gabrielli, vice allenatore dell'Acea Rugby Perugia. Oggi abbiamo sbagliato l'atteggiamento, perché fino a metà partita siamo riusciti a restare in gioco, nel punteggio, a restare attaccati nel punteggio e per lunghi tratti anche a essere dominanti nel gioco. Poi una serie di scelte sbagliate e soprattutto tanta indisciplina sia nel gioco che nel regolamento ci hanno portato a una sconfitta. Senti, in attesa no, dell'allenatore Poerari, no, che migliori anche il suo italiano, ci può riportare qualcosa del suo pensiero, le sue sensazioni? Federico ha detto essenzialmente le stesse parole alla squadra, cioè che non possiamo prendercela con nessuno. Queste sconfitte sono figlie di errori nostri e l'unica strategia per uscire da questa situazione è metterci la faccia da martedì e ricominciare ad allenarci ancora più rispetto a prima. Parola poi a Francesco Caruso, pilone destro dell'Acea Rugby Perugia. Oggi non abbiamo rispettato il piano di gioco, avevamo strutturato una partita del tutto diversa da quella che è stata e dobbiamo iniziare a capire quali sono i nostri problemi e a lavorarci su. Senti, il mister insomma, vi ha già parlato a fine partita, insomma, su cosa lavorerete secondo te in questa settimana in vista della prossima impegnativa gara? Allora, per la prossima partita lavoreremo nulla di ciò che era diverso di ciò che era fatto per questa partita, perché il problema sta nel fatto che ognuno ha delle responsabilità e dobbiamo attenerci a quei compiti rispettandoli al massimo.